Tag Experience è un posto dove noi prendiamo per mano le persone e cerchiamo di illustrare loro quella che è la vita degli animali in cattività, parliamo della vita degli animali in natura e cerchiamo anche di far vedere, cioè di far toccare con mano tutto quello che noi diciamo in relazione al rapporto uomo-animale. Il sogno di lavorare con gli animali era un sogno che nasce praticamente da quando io ho memoria. Cresco in una famiglia contadina dove lavoravamo con i cani, il papà aveva i cani da caccia, insomma abbiamo sempre avuto animali. La gioia nel crescere e di diventare poi dopo addestratore è stata grande, ho fatto diversi corsi, diverse formazioni. La cosa più bella del mio lavoro è ovviamente la relazione che hai con gli animali. Crediamo esasperatamente nel rapporto uomo-animale, siamo estremamente convinti che non solo questo rapporto anche con animali apparentemente proibitivi come quelli che noi trattiamo possa esistere, ma nello stesso tempo però ci teniamo a mettere dei paletti perché tutto quanto deve essere inquadrato in un'ottica ben precisa ed è quello che cerchiamo di fare e cerchiamo di trasmettere alle persone. Certo è che qui sicuramente si ha la possibilità di vedere animali che vengono a farsi fare le coccole, animali che comunque non esprimono quella aggressività iconografica che normalmente hanno, ma che sono un attimino fuori da quello che è il canone classico o le aspettative. Questo oltretutto aiuta anche un attimino non solo a smontare quelli che sono degli stereotipi, ma oltretutto anche ad avere in maggiore simpatia probabilmente delle creature che avrebbero tanto e hanno tanto e avrebbero ancora tanto da dire. Voi dovete sapere che io sono appassionatissimo di leoni, cioè ovviamente mi avete visto durante i tour lavorare anche con le tigri. Ma la mia passione sono i leoni e nello specifico le leonesse. Siamo nel periodo, io ero arrivato qua che era luglio-agosto, siamo nel periodo di dicembre e i due leoni, novembre-dicembre, i due leoni si accoppiano, Abu e Zoe si accoppiano. E da lì parte il disastro, nel senso che io ho trascorso praticamente da gennaio fino a maggio accanto alla gabbia della leonessa, ovviamente in maniera molto empirica, ad osservare i cuccioli che si muovevano nella pancia perché doveva partorire. Ovviamente un leone ha 110 giorni, 120 giorni di gestazione. Voi capite che da dicembre arrivando a maggio eravamo un po' forse a nascere un elefante dromore. Il 14 maggio c'era la fiera campionaria a Padova, era un sabato e un temporale che non ce n'erano uguali da tempo. Gianni era in fiera campionaria perché eravamo con lo stand del Tiger e io continuavo a dire ma questa leonessa deve partire, questa leonessa deve partire. Alla fine forse un po' per farmi contento, un po' perché un po' cercavano di venire dietro la mia pazzia perché ormai era diventata una pazzia. Facciamo arrivare i veterinari per fare un'ecografia a sta leonessa che aveva un comportamento strano. E effettivamente la leonessa era gravida, ma ovviamente non era rimasta gravida a novembre perché a maggio altrimenti era fuori periodo, quindi probabilmente si sono accoppiati dopo. E sotto un temporale, ma veramente pesante, c'erano i veterinari, hanno operato la leonessa, hanno fatto un parto cesareo e sono nate due cuccioli. Allorché i veterinari li prendono, li guardano e io dietro i veterinari c'è la femmina, c'è la femmina, c'è la femmina e i veterinari mi dicono no guarda sono due maschi. Io vabbè contento perché erano nati leoni, però dentro di me sai quella faccia come per dire ma veramente fai che sono nati due maschi? Miracolo, poi dopo abbiamo riguardato bene, li avevamo ricontrollati e alla fine erano due femmine, erano Musa e Masara e sono stati i primi animali che effettivamente ho allevato a mano perché tutti qua al Tiger mi conoscevano come una persona abbastanza rude.
e quindi dicevano secondo me Giacomo con i cuccioli non è la cosa giusta da fare. E invece è la prima esperienza della mia vita con avevo già allevato altri animali col biberon, però la prima volta con i leoni mi sono ingegnato e abbiamo e ho allevato queste due leonesse, un po' perché era la prima, un po' perché ero molto inesperto io. È straviziata ed è un animale che veramente col quale c'è una simbiosi molto molto forte. Alla base di quello che è il nostro modo di far vedere gli animali, quindi questa distruzione dell'immagine iconografica classica della tigre o del leone o del leopardo aggressivo, sta comunque una semplice regola. Ed è una regola che io personalmente, lavorando 25 anni con i grandi felini, ho imparato, ma non solo con i grandi felini, ma anche con altri tipi di animali. E noi partiamo da un'idea, non diamo nulla per scontato, motivo per cui quando io vedo il cane, il gatto, il leone, la tigre, il pappagallo, eccetera, sappiamo benissimo che non sono il mio cane, il mio gatto, il mio leone, la mia tigre, eccetera, eccetera, ma sono delle identità. Sono delle identità che, come tutte quante le identità autonome, possono, diciamo così, avere giorni, umori alterni, eccetera, eccetera. Questo fa sì che questo concetto di padronanza venga meno. Il fatto di venire meno del concetto di padronanza dovrebbe stimolarci a che fare? A cercare di capire come poter dialogare con queste entità autonome e soprattutto anche come entrare nell'ordine di idee di queste entità autonome. Questo altro non è che sviluppare quella che si chiama empatia. Ecco, quello che noi cerchiamo di fare qua è un vocabolario che ogni giorno si arricchisce di parole, ma soprattutto di gesti nuovi, proprio perché passiamo la nostra vita con loro. 56 anni, la settimana scorsa, soffro di schiena a dei livelli spaventosi. Che cosa va a succedere? Che quando entro dentro dal mio animale, che è lungo 2 metri qualche cosa, e mi devo piegare per dargli da mangiare, c'è rischio che, non fa ridere, io mi blocchi con la schiena. Poi voglio vedere chi di voi entra dentro a prendermi in gabbia e a portarmi fuori. Motivo per cui devo utilizzare questa. Ma questa che cos'ha? Ha praticamente una punta, non per essere infilzata nella carne, o perlomeno è per essere infilzata nella carne, ma non quella che pensa il cattivo, ma è questa, cioè i miei pezzettini di carne, per essere dati, devono essere infilzati, ed ecco che lo infilzo. E un'altra cosa che vi devo dire, e ve lo dico adesso a tutti quanti, io fino adesso vi ho parlato, vi ho detto, avete capito che con gli animali non bisogna mai essere cattivi, non bisogna mai picchiare, alzare le mani. Ora purtroppo con questo animale qua bisogna ogni tanto dargli due schiaffoni. Io lo dico chiaro e tondo, bisogna dare un picchiare, va bene? Lo volete vedere? Sì? Ok, è lui. Pensavate di avermi colto in fallo, eh? Ok, vi presento, lui è Giacomo Ferrari, è il mio socio, ecco, è dal 2015, va bene? Ed è praticamente il 50% di questo parco. Ci sono diverse cose da dire, diverse piccole premesse da fare. Intendiamoci, questo è un posto che è estremamente particolare perché, proprio anche contro il nostro interesse, noi lo diciamo, non è adatto ai bambini. Ma non diciamo che non è adatto ai bambini perché odiamo i bambini, anzi, ma non è adatto ai bambini perché è un posto dove cerchiamo veramente di prendere le persone e di spiegare loro quella che è l'etologia dei grandi felini e cose varie. Ora, è chiaro che questo non si può fare con grandi numeri, motivo per cui chi viene al parco, ad esempio, deve prenotare con anticipo per rientrare nel numero di persone, quel numero chiuso di persone che noi prendiamo ogni qualvolta decidiamo di fare una visita. C'è anche da dire un'altra cosa importante, che è questa. Il parco, avendo un numero di felini estremamente alto, vicino quasi ai 40, ha un consumo di 1250 ma anche 1300 kg di carne a settimana. Ora voi capite che tutto questo non riusciamo sicuramente a portarlo a casa con delle visite a numero chiuso, come dicevo, che non superano 20 persone al massimo per volta. Motivo per cui c'è anche la possibilità che voi abbiate visto qualcuno dei nostri animali recitare in qualche film.
o in qualche pubblicità. La Pantera Nera di Celentano è per il nostro, diciamo così, la nostra punta di diamante, la stessa pantera che poi in realtà, appunto, poi vi spiegheremo nel giro, non è una pantera, ma questo sono cose che lascio a chi verrà. La stessa pantera ha fatto una pubblicità, un'apparizione per quello che riguarda la fiction Gomorra. Diversi nostri animali sono apparsi, chi in Un passo dal cielo, chi in un remake del Gladiatore, di una scena del Gladiatore per quello che riguarda Sky. Insomma, diciamo che diversi dei nostri animali sono animali attori. E questo chiaramente ci è stato possibile grazie a loro, che comunque ci permettono di avere un rapporto con loro bellissimo, e soprattutto anche grazie a questa dedizione che, come dico, non ha nulla di commerciale, ma parte veramente da questa parte qua che si chiama cuore.